Carissimi amici, buongiorno a tutti. Oggi in questo video vi parliamo della differenza che c'è tra un televisore dotato di High Dynamic Range, cioè HDR, e un televisore senza HDR. Perché molti nostri utenti ci hanno chiesto qual è la differenza di consumo tra queste due possibilità, e sembra che non sia poco. E quindi andiamo a vedere nel particolare. L'HDR è una tecnologia che permette immagini più vivide e dettagliate. Ma molti si chiedono, quanto influisce sull'energia consumata dalla nostra TV? Beh, tanto. Che cos'è l'HDR? Per iniziare facciamo una breve panoramica su cosa sia l'High Dynamic Range, una tecnologia che consente una gamma dinamica più ampia tra le parti più luminose e più scure di un'immagine. Ciò si traduce in una visualizzazione più dettagliata, con contrasti più profondi e colori più vividi. Consumo energetico. Una TV senza HDR tende a consumare meno energia rispetto a un modello con HDR. Questo perché la tecnologia HDR richiede un hardware più avanzato e spesso una retroilluminazione più potente per gestire la gamma dinamica più ampia. Ma di quanto è la differenza? Lo potete vedere anche da soli, prima di comprare un TV, forse non ci avete fatto caso, ma nell'etichetta energetica che accompagna un TV c'è scritto e si trova subito sotto l'indicazione del consumo medio per 1000 ore. Questo indica proprio il consumo con l'HDR attivo e, come si può vedere negli esempi, l'impatto sul consumo è importante. Parliamo di un minimo del 50% in più fino ad arrivare oltre il doppio del consumo medio. E anche nei TV ad alta efficienza energetica la questione non cambia. Certo, i consumi sono ridotti, ma la differenza di consumo è importante, tanto da renderlo un fattore da tenere in considerazione durante l'acquisto. In conclusione possiamo dire che i colori più vividi e i neri profondi che ci dà questo sistema HDR purtroppo ci costano di più sulla bolletta, e per cercare di mitigare questi consumi possiamo disattivare il sistema HDR, perché è possibile disattivarlo, e all'acquisto del televisore ne dobbiamo acquistare uno con una buonissima classe energetica. E altra cosa importante da dire è che di ricordarsi sempre di spegnere completamente il televisore quando lo dobbiamo spegnere, magari utilizzando una ciabatta con interruttore. Carissimi amici, per oggi abbiamo finito e quindi vi saluto. Ricordatevi però, mi raccomando, di iscrivervi al canale, di mettere like e i vostri commenti o anche domande. Vi risponderemo con piacere. Grazie e arrivederci.